questa puntata speciale con la nostra serie Nitana, perché oggi completeremo la serie B e quindi andiamo a vedere le ultime 6 partite con Virtus Entella contro il Vicenza, Osotto il Como, Pescara, Trapani. Ciao a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati qui sul mio canale, dico finalmente perché comunque era un po' di tempo che non registravo, ma attenzione perché oggi la premessa è una molto importante: se i vostri timpani sono stati danneggiati negli scorsi episodi state tranquilli perché per un po', diciamo che visto che devo anche recuperare la voce dopo le leggere esultanze scorse, diciamo oggi si torna ad essere un po' sobri, dai. Diciamo che mi sono lasciato trasportare dalla mia fede romanista nelle scorse partite, in particolare nel derby, ma ragazzi mi sembrava anche doveroso. Però detto questo, torniamo qui senza dilungarci oltre, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi dai risultati completi della 12ª giornata, che comprendono anche il derby. E quindi si parte il 7 novembre, giorno del mio compleanno, con gli anticipi che sono stati Frosinone-Genoa 1-1 e Torino-Inter 1-2. Alle 12.30 della domenica Empoli-Juventus 0-1, poi le gare delle 15 che sono state Verona-Bologna 1-2, Milan-Atalanta 0-0, Napoli-Udinese 0-2, quindi risultato abbastanza sorprendente, Palermo-Chievo 1-2, Roma-Lazio 2-1, e poi i posticipi delle 20.45 che sono stati Sassuolo-Carpi finita 2-1 e Sampdoria-Fiorentina finita 2-0. Insomma, risultati che, se magari c'è qualcuno che non sta seguendo la carriera, possono sembrare un po' imbarazzanti e sorprendenti. Basta guardare la classifica, ne cito uno: la Samp che batte la Fiorentina 2-0 ci sta benissimo, perché come vedete la Fiorentina è molto giù in classifica. Sicuramente il risultato molto sorprendente è stato quello del Napoli, la sconfitta interna. Però comunque pensiamo alla Roma e andiamo a dare un'occhiata rapida al calendario. In questo episodio, ragazzi, tra l'altro mi avete anche chiesto sotto lo scorso, sì, torneremo a fare tante partite. Chiuderemo il mese di novembre con Bologna, Barcellona e Atalanta. Sono gare tutte con una propria storia a parte, tutte che andremo ad analizzare una per uno. Ma una cosa la devo fare al volo, è andare a rifiutare la Spagna. Questo perché giustamente mi avete convinto. Insomma, sono arrivati sia dei commenti inerenti a rifiutare, sia dei commenti inerenti ad accettare. La Spagna è una gran nazionale, però qual è il discorso? È stato molto bravo un ragazzo a farmelo, che e tra l'altro mi ha convinto subito, che siamo a inizio carriera, ragazzi. Io questo step non l'avevo considerato quando stavo per accettare due episodi fa ormai, perché effettivamente stando a inizio carriera ci metteremo semplicemente un po' di caos in più accettando la Spagna. È sempre meglio accettarle più là, le nazionali, come tra l'altro abbiamo fatto nella carriera su FIFA 14, perché le cose sono più delineate e tutto quanto. Adesso siamo all'inizio e comunque sarebbe un po', appunto, caotico aggiungere agli impegni che già abbiamo con la Roma anche quelli eventuali della Spagna o comunque di una nazionale. Quindi mi dispiace perché comunque è un'offerta allettante, ma andiamo a rifiutare la Spagna. Allora, sono a 5 minuti di intro, quindi direi che magari possiamo buttarci in partita. Devo fare gli allenamenti, quindi noi ci vediamo al Dall'Ara per andare a giocare Bologna-Roma. È il 21 novembre, è Bologna-Roma, giochiamo contro una neopromossa, ma attenzione, non facciamo scherzi perché si tratta di una formazione che sta facendo molto bene in questo campionato, è all'undicesimo posto a metà classifica, salvezza tranquilla dunque per i rosso-blu fino a questo momento. Allora, Bologna che può giocare con Mancosu, che serve Pulsetti, spazio per il cross, è in fuorigioco però Munier ha cercato lo stesso il suo compagno, c'è stata la presa di Wojciech Szczęsny, per cui comunque può rimettere il pallone in gioco con un calcio di punizione con molta più calma. Allora De Rossi, Roma che vuole un po' prendere confidenza con il terreno. De Rossi sposta il pallone, va da Nainggolan col tacco per Totti, bella azione della Roma, il capitano dentro ancora per Nainggolan, anticipato. Roma che nello stretto comunque fa sempre belle cose. Adesso palla in verticale per Munier, che va in velocità, più veloce di lui Rudiger. Munier comunque la tiene con la tecnica, cerca questo pallone in mezzo, non ci arriva Mancosu. Fortunatamente per la Roma, era una palla pericolosissima però, perché era tagliare l'area di rigore per Mancosu, che si gira e prova ad attaccare. All'indietro sbaglia tutto, allora regala il pallone a Totti. Roma che può andare in contropiede, palla per Falche, c'è ancora il capitano, servito invece Fekir, col mancino addosso a Da Costa e poi è sfortunato nel rimpallo, sarà rimessa dal fondo. Prima vera palla gol per la Roma. 0-0 dopo i primi 45 minuti di Bologna-Roma,
commenti negativi da fare. È chiaro che magari si pensa alla sfida di Champions, ma bisogna vincere questa partita innanzitutto, giocarci. Fernandes gioca molto bene adesso il Bologna, anche dal punto di vista tattico. Poi Janosic ci mette il piede, grande recupero palla. Allora Roma che può scattare in contropiede, si muove il capitano, lo vede Falche, ci mette un po' a servirlo, ma la palla arriva lo stesso. Totti è defilato, deve accentrarsi, così fa, molto bene. Poi lascia il pallone ancora a Falche, che è scivolato. Secondo angolo di fila, adesso la Roma mette sotto il Bologna, così doveva essere 75 minuti fa, ragazzi, però. Speriamo non sia troppo tardi, angolo battuto nello stesso modo, ancora Pjanic, sempre in porta! Miralem Pjanic, a giro, massima precisione, Roma in vantaggio, che gol che ha fatto il bosniaco! L'ha messa dove non poteva arrivare nessuno, pensavo in diretta ci fosse stata deviazione, la deviazione non c'è stata. Destro chirurgico di Miralem Pjanic, resta fermo da Costa, che non può mai arrivarci, la Roma passa al Dall'Ara con molta fatica, dopo una partita non giocata per niente bene. Taider. Morleo la gira per Giaccherini, quindi Mounier. Occhio al Bologna, scopertissima la Roma, non so perché! E arriva il gol dell'1-1, ha segnato Ceccarelli. Ma com'era scoperta la Roma? Adesso vi faccio vedere che stavo anche in difensiva, lasciato completamente solo all'interno dell'area di rigore. Ma c'è stata una situazione imbarazzante nella quale eravamo 2 contro 1 per loro. Guardate qui, la Roma, Rudiger era in attacco. Rudiger era in attacco, ragazzi. 1-1. Tutto da rifare per la Roma, 86esimo, e adesso vi faccio vedere che stavo in difensiva. Incredibile. Adesso invece in difensiva non ci sto più, andiamo a vincere questa partita, ragazzi. Proviamo a buttarla avanti, ragazzi. Proviamo alla disperata ricerca del gol del 2-1, ci siamo riusciti già 2 volte in questa stagione. Qui non c'è il tempo materiale. Finisce 1-1, una beffa clamorosa, più che altro un gol arrivato in circostanze ambigue, perché ambigua è la partita che ha giocato oggi la Roma, e il gol preso purtroppo nella testimonianza. Pensavo che ci potesse stare comunque giocare una partita difficoltosa, ma poi vincendola con quel gol di Pjanic. Poi per carità, ci sta a non vincere una partita, ma non vincerla in questo modo, ragazzi, sinceramente dà un po' fastidio, dai. Penso che mi possiate capire. Spero che la Juventus faccia un passo falso col Milan. Piccolo dato: nelle ultime 3 partite di campionato abbiamo sempre preso gol. E abbiamo preso 3 gol, quindi un gol a partita. Non è un caso, tra l'altro, che fino a quel momento, quindi fino alla partita con l'Inter, che tra l'altro abbiamo perso, e da lì la Roma è un po' cambiata, la Roma aveva preso solamente 3 gol in 10 partite. Mentre adesso con altre 3 partite giocate ne abbiamo presi altri 3. Siamo sempre la miglior difesa, per carità. Però comunque bisogna stare attenti, perché è un dato che secondo me non è casuale. Detto questo, ragazzi, la prossima partita sarà contro il Barcellona. Qui andiamo a ricaricare la sessione precedente, andiamo a risimulare tutto. Questa qui ve la faccio anche vedere, spero che vada bene. Di solito vanno bene. Niente, quando non ci siete voi vanno bene, quando ci siete voi vanno di merda. Però, grazie, ragazzi. Allora, Clima Champions, giocheremo contro il Barça. Sarà una partita veramente tostissima. Manolas sfortunatamente è tornato all'infortunio. Il Cile, assolutamente no. La conferenza stampa. Allora, Anocic è contento, Falche anche. E adesso conferenza stampa per Roma-Barcellona. Dobbiamo solamente motivare la Roma, ragazzi. Bisogna solamente vincere. E questo girone non è andato come mi auguravo che andasse. Però all'andata abbiamo capito una cosa molto importante: che il Barcellona si può battere. E adesso che giochiamo all'Olimpico dobbiamo solamente batterlo. Però sto dicendo troppe cose adesso e ne avrò poche per il pre-gara. Quindi andiamo a giocare Roma-Barcellona, ragazzi. E ci vediamo all'Olimpico. Vi ricordate quando i vostri genitori vi dicevano sempre di partire bene a scuola, di non rimanere mai indietro perché poi è difficile recuperare, bisogna fare le corse alla fine senza la certezza di non essere bocciati? La situazione della Roma è la seguente: il gioco espresso magari non è stato neanche pessimo, anzi, spesso potevamo ottenere qualcosina in più, ma i risultati sono stati negativi. E adesso dobbiamo provare nelle ultime 2 partite a fare 6 punti senza essere padroni del nostro futuro, senza sapere quello che succederà. Noi però questi 6 punti facciamoli per non avere rimpianti. È Roma-Barcellona, buona serata allo Stadio Olimpico. È la quinta giornata del girone, una sfida che sicuramente avremmo voluto affrontare in modo diverso, ma ci troviamo costretti a vincere per i motivi che siamo andati ad elencare poco fa. Un dato interessante ma negativo per la Roma è che stasera bisogna vincere a tutti i costi. La Roma non solo non ha mai vinto in Champions League fino a questo momento, quest'anno, ma non ha mai segnato. Roma che dall'inizio sta facendo girare il pallone, non ci sono varchi per adesso. Nainggolan, c'è De Rossi che si fa vedere, palla interna per Daniele, in area di rigore, va giù. Gli dice rialzati l'arbitro, effettivamente l'intervento era sul pallone, ma perché non sperare in qualcosina in più?
È passato su Castan, Suarez, c'è anche Messi largo a destra, occhio ancora a Luis Suarez, poi Iniesta, tiki-taka, palla per Neymar che può calciare, Neymar, destro, Szczęsny in calcio d'angolo, si fa trovare pronto, bene così, difensivamente ci siamo, è chiaro lasciare qualche spazio alla Barcellona, anche perché loro se li creano anche quando non ci sono, ma attenzione Iniesta, calcia in porta, non la trova, per nostra fortuna non mi sembrava posizionato alla grande qui Szczęsny, e ora Mohamed, Jordi Alba su di lui. C'è dietro Florenzi che viene servito. Può anche pensare al traversone. Si butta dentro Florenzi che poi crossa verso Dzeko! Erin Dzeko! Fa esplodere la Sud. Segna proprio sotto la Sud. È il primo gol in Champions della Roma. Ma soprattutto è il primo gol finalmente a livello internazionale in maglia giallorossa di Erin Dzeko. Roma 1, Barcellona 0. Finalmente possiamo gridare al gol nella partita più importante, più bella, più difficile. In anticipo su Bravo, non ha bisogno delle mani Edin Dzeko per anticipare il portiere. Roma 1, Barcellona 0. Il primo gol di Champions, poteva segnarlo lui, solo lui. Poi Neymar ha preso il tempo a Rudiger, occhio al Barcellona. Neymar si butta dentro. Florenzi scivolata, Florenzi scivolata come la ripresa. Grandissimo Ale. Poi Dzeko, De Rossi e Roma che parte in contropiede. Nainggolan la sposta a Dani Alves, la tiene e poi Iturbe è partito. Lo ha visto il ninja. Occhio a Iturbe che qui può scattare. Buono il controllo di Manuel. Iturbe in area, deve calciare. Non calcia, torna dietro. De Rossi in porta. E bravo, dice di no. Roma 1, Barcellona 0. E che Roma, ragazzi. Che Roma. Ce la stiamo giocando alla pari, se non meglio, dei campioni d'Europa, dei campioni del mondo. E adesso dobbiamo essere in grado di tenere questo punteggio per i secondi 45 minuti, magari anche di segnare ancora, ma l'importante sarà non far segnare loro. Poi Mascherano rischia un po', trova Piqué, che va subito al lungo lancio a cercare Neymar. Ha esitato Florenzi, non bisogna mai esitare, infatti Neymar arriva prima, si accentra, può anche calciare da lì. Neymar non calcia, va sul sinistro, ancora Neymar, calcia in porta adesso. E Szczęsny, che ha rischiato tanto perché l'ha presa con la mano di richiamo. Palla comunque in calcio d'angolo, parte Messi, cross in mezzo, c'è Szczęsny ancora, quindi rinvio immediato per Edin Dzeko, che deve congelare il pallone adesso. C'è Nainggolan che si propone, palla per il ninja, occhio che il Barcellona è anche scoperto, se Iturbe si fa vedere meglio può essere servito. Nainggolan alza il pallone per Iturbe, stop a seguire, Manuel in area di rigore, non riesce a portarsela avanti, rimessa comunque in zona offensiva per una Roma che è quasi commovente stasera, e purtroppo non riesce a riconquistarla, sarebbe stato fondamentale per un contropiede. Però ragazzi, stiamo attenti. Teniamoli lontani dalla nostra area di rigore. Teniamoli lontanissimi dalla nostra area di rigore. Rakitic adesso. Dzeko recupera. Nainggolan per Iturbe. E adesso sì che sono lontani perché la palla ce l'abbiamo noi. Strootman allarga per Salah. Dormito Mascherano. E noi lo ringraziamo. Salah la può mettere perché si propone ancora Kevin. Piqué in anticipo di mezzo secondo su Strootman. Poi Szczęsny deve rinviare per forza di cose. Va verso Dzeko che deve volare altissimo. Cerca di toccarla. L'ha toccata. Non l'ha tenuta ma l'ha toccata. E finisce qui! Roma batte Barcellona 1-0, l'urlo dell'Olimpico! Ed è una vittoria fondamentale, soprattutto a livello morale, perché poi magari non riusciremo a passare, ma abbiamo battuto il Barcellona, ragazzi, e questo conta tantissimo. Il Bayern vince 4-0, ragazzi. E se avevo fatto bene i calcoli prima, o meglio, nello scorso episodio, la Roma è fuori. Però comunque esce a testa alta, non potevamo sperare di vincere tutto da subito. Anche se volevamo arrivare più in alto possibile. Vediamo un po'. La Roma è a 4 punti, non più dall'Everkusen, ma dal Barcellona. Ed è impossibile perché la partita rimasta è una. Quindi, se le cose andranno bene, quindi se riusciremo a non perdere contro il Club Brugge, avremo comunque la possibilità di giocarci l'Europa League. Noi purtroppo questa matematica ce la siamo giocata con molte partite buttate dal punto di vista dei risultati, perché non siamo mai riusciti a segnare e anche stasera abbiamo fatto un solo gol, ma fortunatamente è bastato, un gol che è valso 3 punti. Quindi la prossima partita, anzi le prossime due saranno in Serie A, sarà Roma-Atalanta e Torino-Roma per chiudere questo episodio. Noi andiamo direttamente in campo, andiamo all'Olimpico. Prima però fatemi ripiare un attimo perché sinceramente sto un po' in difficoltà. Smaltita la sbornia post Barcellona, la Roma deve tornare con i piedi per terra perché bisogna ricordarsi di un passo falso, una beffa, quella del Dall'Ara che è costata il primo posto in classifica, dove adesso c'è la Juventus, ma il distacco è solo di 2 punti e proveremo a recuperarli già questa sera.
Però magari resta in fase offensiva con Aziz, che poi cerca e trova De Rossi. C'è anche Odegaard, ma soprattutto Pjanic largo. Palla dentro per il capitano, che la gira in porta. Sportiello ha ribattuto la conclusione di Totti. Recupera il pallone, lo gioca verso De Rossi. Sbaglia un altro tocco Odegaard. Pjanic recupera, sbaglia anche lui poi. Estigarribia, Torosini si recupera, vediamo se sbaglia. No, trova Odegaard. E quindi Roma che questa volta si distende veramente con De Rossi. C'è ancora Odegaard, c'è Iago che è partito. Dimenticato, in area di rigore. Iago Falche, Sportiello. Non è riuscito ad essere freddo questa volta, è lo spagnolo. Poi Totti insiste alla Roma. Un buon momento di giallo rossi. Ora Thiam calcia da lì. Ancora Sportiello. Calcio d'angolo quindi per l'Atalanta con Estigarribia. Cross ad uscire il suo. Carmona. Poi Doloi calcia in porta. E per poco non trova un grandissimo gol. Il gol dell'ex Rafael Toloi. Ha calciato veramente benissimo. Guardate che effetto prende il pallone. Roma che fa girare. Palla che arriva Odegaard. Vediamo un po' se Martinez inventa qualcosa. Qui ha scambiato bene con Falche e poi va in verticale da Szczęsny. Sempre protagonista Odegaard, che si fa ancora vedere e segna il secondo gol in campionato dopo quello nel derby. È un gol bello, anche questo. Lui ha avviato l'azione, lui l'ha conclusa. Roma 1, Atalanta 0. Abbiamo veramente un fenomeno in casa, ragazzi. Abbiamo un giocatore pazzesco. Col mancino questa volta. Pazzesco Sportiello nella stessa porta la quale va segnato alla Lazio. Trova il gol dell'1-0. Palla dentro per Cigarini. Intanto qui è dimenticato Cigarini. Riesce a entrare in area. Cigarini va in porta. Szczęsny. E poi Toloi. Si è divorato la palla dell'1-1. In due. Poteva fare una cosa. Due cose in una. Poteva segnare il gol dell'ex e il gol del pareggio. Sarebbe stata un'altra beffa. Anzi, tre. Attenzione intanto a Szczęsny. Poi vi dico la terza. Szczęsny qui riesce a tenerla. Ha sprecato purtroppo l'attimo per la conclusione. Alla fine ha sprecato anche il contropiede perché ha perso il pallone. Deve crescere questo ragazzo. Ma vi stavo dicendo, poteva fare ben tre cose in una: il gol dell'ex, il gol del pareggio e un gol subito per la Roma, che sono probabilmente la stessa cosa, ma comunque a me darebbe fastidio. Quindi Roma che riparte ancora con De Rossi. Occhio a Daniele De Rossi. Qui Sportiello tende sempre ad uscire. Quasi quasi proprio un pallonetto da lontano. Ci starebbe bene. Occhio a Iago Falche. Temporeggia. C'è fuori Wenger. Potrebbe provare la botta. Non calcia. Va da Odegaard. Pallone largo per Szczęsny. Può provarla lui la botta, ma ancora Wenger, il destro ce l'ha da lì. Wenger! Pesca l'angolino e fa 2-0 per la Roma. William Wenger ha trovato veramente un grandissimo gol dalla distanza. E adesso possiamo stare veramente più tranquilli. Gara in cassaforte, grande Roma anche oggi. Stanca per carità dopo l'impresa contro il Barcellona, ma ci sta. Adesso 2-0, Roma che momentaneamente si riprende il primo posto in classifica. Vediamo poi cosa farà domani la Juve. Alla fine riesce a recuperare, occhio a Iago Falche, si sta buttando dentro Ucian, anche Odegaard, palla per Salì, Ucian, arriva ancora Odegaard, che poi la spara in curva, peccato, occasione per la doppietta di Martin, occasione per il 3-0 della Roma, forse sarebbe stato un risultato anche eccessivamente largo, comunque il pallone non è entrato, e allora è inutile stare a parlare, il pallone che adesso va dalle parti di Szczęsny, che allontana, tre fischi, Roma 2, Atalanta 0, vittoria fondamentale, e adesso andiamo a vedere cosa ha fatto la Juve. La Juve che ha pareggiato a Palermo e quindi si torna esattamente nella situazione pre-tredicesima giornata, ovvero pre-Bologna-Roma. 1-1, che tra l'altro è lo stesso risultato in cui abbiamo pareggiato a Bologna, è appunto un risultato molto importante perché consente alla Roma di tornare in testa. Questa volta siamo noi in testa, nonostante i pari punti, penso per la differenza reti, visto che lo scontro diretto è ancora esatto, differenza reti che ci vede a 15, mentre la Juve a 14, grazie ai gol subiti, perché i gol fatti sono più quelli dei bianconeri. Gol subiti che come vedete in 4 partite sono aumentati, anzi per la precisione diciamo in 3 partite sono aumentati da 3 a 6. Non è stato sicuramente un bene, però sono rimasti lì perché poi tra Barcellona e Atalanta non abbiamo preso gol. Speriamo sia la stessa cosa anche a Torino. Ragazzi, io vi avrei fatto con molto piacere anche la partita contro il Toro, ma non ce la faccio più, potrei farla un altro giorno, ma preferisco non spaccare molto l'episodio singolo, quindi è un episodio compatto, un episodio che è uscito bene e lo chiudo qui. Io spero comunque queste 3 partite vi siano piaciute, ditemi anche se vi bastano 3 partite. Premetto che farne 4 è quasi impossibile, però magari qualche volta ci potrei riuscire. Voi, sapendo lo sforzo che io farei facendone 4, che dite? Vanno bene 3 o ne volete per forza 4? Fatemelo sapere con un commento, magari lasciate anche un like qui sotto, se non lo siete già vi ricordo di iscrivervi al canale, passate in descrizione per tutti i link a Facebook e Instagram su tutti. Bella, regà! Una curva che canta l'inno, l'altra che lo fischia, ma tranquilli, niente di strano, questo è il derby, oggi forse lo è anche di più.